Tornati nel canale, benvenuti in un nuovo video. In questo video vi faccio vedere dei nuovi semi permanenti che mi ha mandato la ditta Madame Glam per San Valentino. Sono quattro semi permanenti totalmente glitterati, non c'è un matte, sono solo glitter. E questi sono i colori, come potete vedere dal tappino. C'è poi sul tappino c'è quello che c'è effettivamente dentro. Sono sul rosso e sul rosa, questo rosa un po' metallizzato. Questo è quello che ho fatto io. Ho caricato un pochino, sono abbastanza cariche queste unghie, ma volevo provare tutti i colori che mi hanno mandato. E quindi più avanti vedrete come ho realizzato e intanto vediamo la stesura dei prodotti. Questo rosso mi piace tantissimo perché proprio fa un effetto 3D, sono tutti stesi due volte, li vedete tutti stesi due volte e alcuni sono a base trasparente come questo e quello rosa che vedrete dopo e per avere una coprenza totale, per essere bello pieno, lo dobbiamo appunto passare due volte e anche la seconda un pochino più consistente. Come sempre ho un codice sconto con loro che vi lascio qui in sovraimpressione ma anche sotto nell'info box e poi mi hanno detto che mi danno un codice sconto del 40% che parte il 14 febbraio, ma ancora non mi hanno dato bene le direttive e quindi giù nell'info box vi lascerò proprio scritto tutto quanto. Allora, ho già preparato le unghie, preparato il letto ungueale, preparate le cuticole e adesso vado con il primer acid free in punta perché io mi trovo bene facendo questo con il semipermanente e quindi il primer acid free mi crea maggiore aderenza tra l'unghia e il prodotto. Uso la loro base Sock Off con la quale già vi ho detto in tantissimi altri video che veramente mi trovo molto bene e faccio una prima stesura a smalto su tutte le unghie e vado in lampada. Uscita dalla lampada vado a fare la seconda passata con più prodotto, quindi metto più prodotto e mi vado a creare la struttura, vado a rinforzare tutta l'unghia. Faccio un dito per volta perché diciamo che questo prodotto è medio denso, non è proprio densissimo, quindi già due unghie non ce la fai se devi mettere più prodotto, poi giro il dito se ho bisogno e lo faccio livellare. Io mi trovo veramente bene con questo semipermanente su di me e anche sugli altri. Mi sta quasi finendo, questo è quello che mi avevano omaggiato la prima volta che, insomma, che abbiamo cominciato, diciamo, questo rapporto. Mi sta quasi finendo e credo proprio che lo comprerò. Se non decidono di mandarmene un altro, mi toccherà comprarmelo, ma sinceramente lo compro volentieri perché mi piace proprio tanto.
adesso ho cominciato a giocare, sono partita senza idee e ho cominciato così a giocherellare un po'. Ho deciso di fare tutta un'unghia all'indice con questo rosa. Rosa che poi i glitter sono rosa perché comunque come si vede base è trasparente. Se avessi messo un colore sotto, probabilmente non avrei dovuto caricare così tanto, non probabilmente, sicuramente, non avrei dovuto poi mettere così tanto prodotto per renderlo coprente. Ma nel complesso comunque non mi dispiace. Quindi ho fatto le due passate e vado in lampada. E intanto penso a cosa fare sulle altre dita. Il pollice lo vedete già fatto perché appunto ho voluto fare prima una prova fuori camera per poi vedere appunto la nail art da fare. Sul mignolo vado direttamente con questo che invece ha una base rossa. Qui non so cosa sto facendo, sto chiacchierando forse e mi sono distratta. Comunque anche di questo sicuramente faccio due passate per renderlo più coprente e mi piace molto questo perché fa proprio questo effetto tridimensionale, questi glitter di varie grandezze che galleggiano nel gel e quindi sembra proprio tridimensionale. Poi, siccome li volevo provare proprio tutti, ho detto fammi vedere un po' anche questo qua com'è e diciamo che non ci azzecca nulla secondo me, ma volevo proprio vedere com'era. Allora, per usarli tutti, posso dire che li ho usati veramente tutti, quindi ne ho messo un po' e sfumato dal girocuticolo verso la punta. E poi ho fatto il medio con un colore rosso e con quest'altro glitter vado a fare questa sfumatura che mi vedete fare parecchio nei video, e così per renderle un po' glitterate perché ce n'era bisogno. Allora, quello che vedete nell'anulare è un piccolo disastro, infatti poi ho deciso di smontare e di rimontare. Di rifare questa nail art e con lo stesso gel rosso che ho usato nel medio sto creando questa semplice nail art perché lo sapete che io non sono molto brava nelle nail art, ma questa insomma ci posso arrivare anche io. Quindi mi disegno la sagoma di questo cuore e poi vado a riempire tutto intorno e andrò poi in lampada. Adesso riempio il cuore con il gel rosso di prima, quello totalmente rosso. E poi andrò in lampada. Ed infine con questo gel, questo che sul rosso sembra argentato, quando invece l'ho steso sulla tip sembrava un po' più, anche un pochino tortora, un tortora molto chiaro, molto carino questo devo dire. Tutti questi hanno
glitter di varie misure all'interno, non sono tutta una misura, sono varie misure. Quindi vado a sfumare un po' i bordi del cuore e andrò in lampada. E poi di nuovo prendo altro argento, chiamiamolo così, e mi vado proprio a definire per bene i bordi del cuore. Vado a chiudere sempre con il top coat soak off della loro linea e quindi questo è il risultato terminato. Una nail art abbastanza carina e anche abbastanza semplice. Mi aiuto con la mia amica penna a pulire i laterali se sono andata fuori con il prodotto. Ed eccoli qua, i quattro moschettieri stesi su tip e sono belli pieni con la doppia passata. Mi sono piaciuti, vi devo dire la verità. Se anche a voi sono piaciuti, vi chiedo di lasciarmi il solito like, di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao!